Buon pomeriggio e ben ritrovati dallo Stadio Campoli di Bocale, dove sta per avere inizio l'incontro valido per la quinta giornata del campionato di eccellenza tra Bocale Admo e Codronei. Le due squadre si sono al momento schierate a centrocampo, c'è la consegna da parte del Bocale dei fiori per omaggiare il ricordo del presidente Pellicanò. Oggi Bocale con il lutto al braccio, proprio per ricordare la scomparsa avvenuta una settimana fa dello storico presidente e fondatore del club biancorosso, e sale qui in tribuna il capitano del Bocale Leo Secondi per lasciare un mazzo di fiori dove solitamente il presidente era solito sistemarsi. In campo è stato anche consegnato un mazzo di fiori ai familiari del presidente. Verrà osservato anche un minuto di silenzio per ricordare il presidente Pellicanò, ricordiamolo scomparso la settimana scorsa, sabato scorso. Questa è la prima partita casalinga del Bocale senza la sua presenza. Ovviamente la squadra di mister Laface cercherà in tutti i modi di dedicare un risultato positivo alla memoria del presidente, e ricordiamo anche che la società ha immediatamente rintrapreso le vie burocratiche per poter dare allo Stadio Campoli il nome del presidente Pellicanò, un giusto e doveroso omaggio che i rappresentanti politici della città metropolitana hanno preso l'impegno di portare a termine. Presidente, uscite dal Campoli sconfitti dopo un primo tempo nel quale le due squadre si erano equiparate, poi nel secondo tempo l'ingresso in campo di Puccinelli ha un po' cambiato la partita, ha trovato il gol, lì non siete più riusciti a... Sì. Vi siete resi pericolosi, però non siete riusciti a calciare verso lo specchio. Avevate anche avuto l'occasione per sbloccarla sullo 0-0. Abbiamo avuto l'occasione con Medi, ma a tu per tu col portiere non è riuscito a segnare. Comunque abbiamo trovato un'ottima squadra, devo fare complimenti al Bocale che è un'ottima squadra, ma noi già eravamo convinti che venivamo qua ed era una partita difficile. Comunque le partite sono così, si vincono e si perdono, e niente, sarà per la prossima volta. Con Codronei che ha iniziato bene la stagione quella che è la falsariga della passata stagione da matricola. Abbiamo avuto una settimana un po' turbolenta con i fatti del tempo, 3 giorni non ci siamo allenati, ci è mancato un po' questo secondo me. Comunque merito al Bocale che ha fatto un'ottima partita. Può aver inciso anche un po' l'impegno in Coppa di mercoledì sulla tenuta complessiva? Sì, anche. Ma noi abbiamo giocato mercoledì, poi abbiamo avuto 3 giorni che senza allenarci per il tempo, è questa qua. L'obiettivo comunque finale del Codronei sarà quello di confermarsi in alta classifica? Sì, resta sempre il solito obiettivo, di restare lì sopra il più possibile. Grazie. Allora mister, dopo un primo tempo sostanzialmente in equilibrio, nel secondo tempo l'ingresso in campo di Puccinelli, comunque il gol che ha trovato il Bocale dopo che avevate avuto una grossa chance in contropiede voi, di fatto ha cambiato e ha messo il sigillo sulla partita. Il Bocale si è poi difeso bene, non siete riusciti a perforarlo. Sì, noi sia nel primo tempo che nel secondo tempo siamo stati disordinati nella manovra. Per noi questa settimana è stata difficile perché mercoledì abbiamo fatto la Coppa Italia e non ci siamo potuti più allenare, ci siamo visti oggi dopo mercoledì perché visto il tempo tutte le strade erano interrotte, quindi non abbiamo avuto la possibilità di allenarci. Forse meglio che oggi ci sta la sconfitta, perché non vorrei che essendo in quella posizione di classifica qualcuno pensasse che eravamo pronti per qualche salto di qualità che ancora secondo me non si può fare, e oggi lo dimostra. Però è mancata tantissima intensità, non siamo stati la squadra che di solito siamo stati. Comunque è un Codronei che ha avuto un ottimo inizio di stagione e, come diceva lei, magari manca ancora il salto di qualità, però confermarvi ad alti livelli come è stato anche il Codronei dello scorso anno, quello è alla portata anche per l'organico che ha a disposizione. Ma guardi, il discorso dello scorso anno è un discorso chiuso, perché il mio carissimo amico Claudio Morelli ha fatto il suo lavoro, ora la squadra è rinnovata, abbiamo 3 elementi dell'anno scorso, quindi
quello che hanno fatto l'anno scorso, arrivare secondi, è stato un lavoro eccellente. Ora bisogna mettere la testa su quest'anno, il passato ormai è passato, pensiamo un attimino a quello che c'è da fare in futuro, e se non mettiamo la testa sulle spalle difficilmente riusciamo a raccogliere qualcosina. Mister, prima ancora di un giudizio sulla partita, partirei dall'intuizione felice, l'ingresso in campo di Puccinelli. A volte è un po' l'intuizione, un po' la casualità, però alla fine il suo ingresso in campo è stato decisivo, almeno in termini di gol. Almeno per quel che mi riguarda non sono frutto del caso i cambi. A volte li sbagliamo, chiaramente, perché si possono sbagliare, a volte li indoviniamo perché li dobbiamo indovinare. No, lì, se tu hai visto prima, io ho fatto il cambio di Moio con secondo in avanti perché mi sembrava spento un pochettino fisicamente Moio, ingabbiato dai loro centravanti, e mi serviva uno che tenesse botta fisicamente e che fosse in grado di muoversi più sugli esterni per allungare un pochettino la squadra perché stavamo soffrendo troppo. Ecco il cambio di secondo in avanti con gli altri, e con secondo in avanti fuori Moio e dentro Guerrici, perché ha avuto l'opportunità di far giocare Guerrici. Allo stesso tempo questa sostituzione è stata fatta anche in funzione di Adriano Puccinelli, perché praticamente io, inserendo Puccinelli e facendo uscire Zagara, avrei allungato la squadra ancora, visto che loro stanno prendendo campo e peraltro hanno avuto l'unica palla gol di tutta la partita, che lì siamo stati un briciolo fortunati, però era troppo perdere una partita con 10 palle gol di queste, e quindi ho cercato di rinforzare il centrocampo, di avere un cursore, uno che facesse tanta legna, e poi ho inserito Puccinelli perché lo sapevo che come passo sarebbe stato in grado. Poi Puccinelli è un giocatore importante, non dimentichiamo che l'anno scorso è stato titolare rappresentativa. Puccinelli è un giocatore forte, quindi fa parte della squadra, e oggi non l'ho inserito perché volevo confermare la formazione domenica scorsa, di mercoledì, che aveva fatto tanto bene. Io devo dire bravo a tutti, anche Tuzzato, che è l'esempio del giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, in silenzio, aspetta il suo turno e quando entra è un piacere vederlo. Quindi però bravi tutti i ragazzi, abbiamo fatto secondo me la più bella mezz'ora del campionato. Dimentichiamo che questi l'anno scorso sono rimasti terzi, questi qua, se non fosse stato per il rigore sbagliato a Isola Caprozzuto al 90esimo, erano primi, erano 12 punti, non avevano perso mai. Una squadra di grande caratura, è una vittoria strameritata nostra contro una grandissima squadra che fino alla fine farà un grandissimo campionato e farà bene. Bravi ragazzi, alla fine dobbiamo anche pensare che avevamo la battaglia di mercoledì, perché è stata una battaglia, e alla fine abbiamo avuto 10 minuti del primo tempo, alla fine del primo tempo in cui abbiamo rifiatato, secondo me questo da grande squadra, e poi i primi minuti del secondo tempo avevamo iniziato con la stessa solfa del secondo, del secondo tempo avevamo iniziato con la stessa andatura del primo, del finale del primo tempo, quindi lì ci voleva una scossa, l'abbiamo avuta, l'abbiamo fatta. In merito a tutti i ragazzi, grande gruppo, grandi giocatori, grandi uomini, bravi tutti, dai, ci godiamo questa vittoria e adesso ci prepariamo a fare queste doppie due partite che sono Corigliano e Reggio Mediterranea, speriamo di fare bene, dai. Allora Presidente, una vittoria importante che giunge dopo un primo tempo di equilibrio e di sofferenza da parte di entrambe le squadre, poi nel secondo tempo entra Puccinelli, segna due gol e comunque consacra quella che è stata un'ottima prestazione del Bocale. Sì, dall'inizio alla fine abbiamo giocato bene, abbiamo avuto un 20 minuti di assestamento nei primi minuti del secondo tempo, ma poi dai primi minuti abbiamo macinato bene, bene, bene. Quello è una battuta che diceva al mister, che senza un attaccante questa squadra sta volando, perché sta letteralmente giocando bene, anche a Paola non meritavamo sicuramente di perdere. Immagino se riusciamo a inserire questo benedetto attaccante, cose riusciremo a fare, naturalmente sempre restando con i piedi per terra, perché il nostro obiettivo è sempre quello di salvarci, ed è così che dovrà andare. Una vittoria ovviamente che va ad un'unica persona, al dottore Pellicanò. Sì, va dedicata al dottore Pellicanò, lo stiamo facendo ormai da un paio di giorni e lo manifesteremo per tutto il campionato, perché lo porteremo con noi sempre. Il dottore è il Bocale Calcio, non potrà mai finire. Oggi abbiamo avuto l'onore di avere la figlia e i nipoti qui al campo, che li abbiamo omaggiati, ma non sarà una delle tante manifestazioni d'affetto che dimostreremo appunto a questo grande uomo. Una giornata perfetta completata dai ragazzini che hanno vinto 4-0 questa mattina a Catanzaro contro la Kennedy.
Sì, vabbè, loro, diciamo che la ciliegina siamo stati noi, ma loro sono state veramente la torta. Ed è bellissimo perché abbiamo una simbiosi meravigliosa tra la prima squadra e il settore giovanile, grazie sia sicuramente ai due mister che stanno facendo benissimo, come Pippo La Facile e Enzo Bevacqua, che stanno trascinando questa società a livelli che io sinceramente all'inizio non mi aspettavo, non all'inizio di quest'anno, all'inizio dei tempi. E sono veramente orgoglioso di loro, dei dirigenti, della squadra. So per certo che avremo dei momenti che non sicuramente brutti, nel senso che qualche partita o qualcosa andrà storto, però sono veramente orgoglioso perché riusciamo, vedi Paola, subito dopo Paola, a ricompattarci e a fare benissimo come è giusto che sia. La consegna da parte del bocale dei fiori per omaggiare il ricordo del presidente Pellicanò, oggi bocale con il lutto al braccio, proprio per ricordare la scomparsa avvenuta una settimana fa dello storico presidente e fondatore del club biancorosso. E sale qui in tribuna il capitano del bocale Leo Secondi per lasciare un mazzo di fiori dove solitamente il presidente era solito sistemarsi. In campo è stato anche consegnato un mazzo di fiori ai familiari del presidente. Verrà osservato anche un minuto di silenzio per ricordare il presidente Pellicanò, ricordiamo lo scomparso la settimana scorsa, sabato scorso.